Ciao ragazzi e ragazze, ribadisco anche in video un concetto di cui ho già avuto modo di parlare su qualche altro social e magari già per iscritto. Se in questo periodo di passaggio tra la fase 1 e la fase 2, tra la quarantena e il ritorno alla vita, alla normalità, ecco, vi sentite non proprio benissimo, forse è normale. Sentirsi come svegliati da un'anestesia, forse è normale che ognuno di noi in modo diverso stia affrontando questo momento, senza una verve particolare, senza una spinta così forte come ve la sareste immaginati alla fine della quarantena. Beh, vi dico di non giudicarvi per favore, perché nel momento in cui noi abbiamo cominciato questo periodo non ci saremmo aspettati che sarebbe durato così tanto, soprattutto non sapevamo cosa sarebbe stato dopo, per cui per favore, giudicatevi un po' meno, parlatene un po' di più e vedrete che tante altre persone si sentono così e con pazienza ne usciremo. Queste sono le conseguenze psicologiche di cui tanto si faceva parlare. Sono arrivate. Stop whining.